saluto, amici della rete. Docker è uno strumento che pacchettizza un'applicazione e le sue dipendenze in un container virtuale che può essere eseguito su qualsiasi computer, sia esso Windows, Mac o Linux che dir si voglia. Docker si fonda sul concetto di immagine, ovvero un file system immutabile che può essere eseguito in differenti istanze chiamate contenitore, container. I contenitori useranno quell'immagine base, ma le modifiche fatte al loro interno andranno perse nel momento in cui decideremo di distruggere il contenitore stesso. Una volta creata un'immagine, possiamo pubblicarla su un registro centralizzato, come ad esempio Docker Hub, per condividerla con il resto della comunità, semplificando ulteriormente il processo di lancio. Docker proverà automaticamente a scaricare l'immagine dal registro se non è presente all'interno della nostra macchina in locale. Per giocare con Docker non è necessario installare qualcosa, ma Docker ci mette a disposizione uno strumento web chiamato, non a caso, Play with Docker. Per usare Play with Docker dobbiamo avere un account su Docker Hub, per cui loghiamoci, oppure se non avete un account su Docker Hub registratevi. Una volta loggati possiamo iniziare a giocare con Docker. Play with Docker ci crea una macchina, a tutti gli effetti un terminale macchina, una console. In realtà è possibile crearne anche altre, ma per ora a noi ce ne interessa una, visibile dall'esterno con un particolare indirizzo, per cui volendo potremmo anche loggarci in SSH con un terminale, un putty, qualsiasi cosa, ma a noi ci basta il terminale di qui che abbiamo sul browser. Come prima cosa andiamo a vedere come installare un sito web. Quindi come crearci un sito web. Uno dei server web più in uso, usuali, su Docker, ma insomma anche sulle piattaforme standalone, è Nginx. Per cui andiamo con Docker a dare il comando Docker per eseguire un'immagine, il comando è run, e l'immagine deve essere o presente qui, oppure presente su Docker Hub, e in questo caso viene scaricato automaticamente, come in questo caso. Qui vedete come lo scarica. E a questo punto è stato lanciato un server web. Come vedete è il log sostanzialmente dell'esecuzione del server web di Nginx, però noi non abbiamo accesso a questo sito web. Perché? Perché noi abbiamo accesso alla macchina esterna, ma questo sito web è bindato sulla porta 80 di una, passatemi il termine, macchina interna, del container interno che non è accessibile dall'esterno. Questa innanzitutto è una sicurezza ulteriore anche di Docker che ci dà. Cioè le porte delle macchine, dei container, delle macchine interne, vediamola così, non sono accessibili dall'esterno, a meno che io non lo specifico esplicitamente. Come lo faccio esplicitare? Uccidiamo questa macchina con Ctrl-C. Il comando è sempre lo stesso, il parametro per mappare una porta del container con una porta della macchina reale, che poi si deve vedere se è reale, questa probabilmente non è, anche questa è una macchina virtuale, ma comunque della macchina esterna, è il comando -p. Il sito web si binda di default sulla porta ovviamente 80, e noi ci va bene benissimo, anche che sia usata, visto che non la usiamo, la porta 80 del sito esterno dell'host. Sembra non sia successo niente, ma vedete qui adesso è apparso la possibilità di accedere alla porta 80 della macchina su cui stiamo lavorando. Cliccandoci ci appare la home page di default di Nginx.
E qui vediamo il log della nostra chiamata, della chiamata alla home page. Questa macchina qui ci sta bloccando perché ovviamente il mio comando Docker Run non ha forcato, non è andato in background. Per mandare in background, per lanciare come demone questa macchina, di nuovo facciamo Ctrl C, uccidiamola, e il comando è meno D, demon, demonizzate. In questo modo la macchina viene lanciata e io non vedo nulla. Perché? Perché il log sta adesso dentro la macchina. Questo enorme ID che mi viene dato è l'ID del container che sta girando. Posso vedere tutti i container che mi stanno girando in questo momento su questo host, con Docker container ps. Ovviamente ne ho uno solo, l'ID mi fa vedere solo la prima parte. Mi dice che su da 28 secondi, gli ha assegnato un nome, mi dice che c'è un mapping tra tutti gli indirizzi, un binding globale del mio host sulla porta 80, mappato sulla porta 80 interna del container. Adesso questa macchina sta girando. Se la voglio stoppare, Docker stop e ho l'ID o il nome della macchina. Art. Vedete che funziona anche l'autocompletamento. E adesso la macchina è stoppata. Infatti, se adesso faccio container ps, non la vedo, ma in realtà il container è ancora esistente. Se aggiungo un parametro che mi fa vedere tutti i container, anche quelli che non stanno girando, mi trovo i due che ho ucciso con Ctrl C in precedenza e il mio ultimo esperimento. Posso far ripartire la macchina con Docker container, posso ometterlo perché se non l'ho messo è di default container. Start e il nome della macchina, ed ecco che è ripartita, ed ecco che riappare qui sopra. Vedete che era sparito la porta 80 riaprita, e qui funziona. Se faccio Docker stop, non c'è più nessun sito in ascolto, la macchina è spenta, il container è spento. Quindi un container può essere identificato dall'ID completo, dall'ID contratto, dal nome. Per cui è comodo dare un nome alla macchina, per cui Docker, lanciamone un'altra. Come vedete le macchine qui mi rimangono appese, Docker ps-a. Per cancellarle, Docker remove hardcore admiring a Wilson. E a questo punto Docker ps meno a non mi dà più niente. Se voglio automaticamente che il container mi venga distrutto quando io lo chiudo, lo stoppo, Docker run meno meno RM, remove, quindi rimuove automaticamente il container allo stop. Rimappiamo la porta 80 con la porta 80, lo demonizziamo, gli diamo un nome e l'immagine da lanciare. E siamo di nuovo con la porta 80 disponibile. Ok, è possibile su questa macchina lanciare dei comandi che vengono lanciati nella shell e vengono eseguiti, tipo per esempio Docker, per lanciare un comando sulla macchina, Docker exec, nome della macchina. Che comando? Ecco, ciao. Ecco, come vedete qui ho il risultato. Ok, allora uno potrebbe dire, va bene, che bello, allora voglio una shell lì sopra. Voglio entrarci dentro a questa macchina. Docker exec bin bash. Cosa è successo? È successo che il comando che exec ha eseguito il comando bin bash ed è uscito. Quindi ha eseguito per qualche secondo una shell. Per avere un terminale, effettivamente, devo aggiungere a questo exec un flag che è terminal interactive.
e adesso sono dentro la macchina. Questa è l'immagine in esecuzione, quindi è il container che contiene il server web. Tant'è che se faccio ps mi dà command on found, perché dovete tener conto che le immagini per essere sono più ottimizzate possibile, quindi all'interno c'è giusto il minimo indispensabile per far girare il servizio che abbiamo scaricato, in questo caso il sito web. Quindi il ps non mi serve a nulla, non ho il vi, non ho molto, non ho forse neanche il ping, vedete, sono tutti comandi che non ho. Sì, me li posso installare, perché questa alla fine è una Debian. Usciamo un attimo, tra un po' ci torneremo, usciamo un attimo, giusto per farvi vedere questo che abbiamo avuto adesso noi, è una shell aggiuntiva. Ma cosa devo fare se io volessi invece entrare nella shell che sta girando, cioè nella shell che ha lanciato il comando del sito web, del server web? Il comando è docker attach, nome della macchina, ed ecco che sono dentro, anche se non si vede nulla. Ve lo dimostro aprendo una pagina, ed ecco il log. Se io infatti adesso faccio CTRL C, uccido la macchina. Infatti vedete, sparita la porta, docker ps-a, non ho più niente, perché vi ricordo abbiamo messo il flag meno rm, remove. Quindi alla morte della macchina il container è stato distrutto. Rilanciamo di nuovo il nuovo container identico a prima per cercare un po' di capire dove vivono le cose, cioè cercare un attimo di farci un po' mente locale sul file system della macchina reale e il file system del container. Allora, ho lanciato quindi un nuovo container della stessa immagine, il sito funziona, ok. E adesso l'idea è andiamo ad editare quella pagina. Quindi entriamo dentro alla macchina, al container con una shell, quindi come prima, ricordo il comando terminal interactive, apriamoci una bash, ok, e andiamoci ad editare il sito, o meglio la home page, che sta su usr share nginx html. E qui abbiamo la nostra index. Ok, come vi dicevo prima, però purtroppo non funziona perché non c'è. Benissimo, lo possiamo installare però. Ma attenzione, non posso fare semplicemente apt-get install. Perché? Perché questa macchina comunque è stato rimosso tutta la cache di apt-get. Per cui la prima cosa che devo fare è in realtà un apt-get update che mi aggiorna i package. E adesso posso fare apt-get install vim. Sì. E adesso ho Vim con cui posso editare la mia pagina. Andiamola ad editare. Un saluto amici di Docker. Andiamo ad aggiornare. Ed eccoci qua. La pagina ovviamente si è aggiornato. Ma cosa succede se adesso noi spegniamo e riaccendiamo la macchina? Quindi facciamo un docker stop my docker ps-a. Il container non c'è più. Adesso se io vado a eseguire lo stesso comando, quello che andiamo a creare è un nuovo container proveniente dall'immagine originale. Quindi la nostra modifica non c'è più, come ve lo dimostra il fatto che è ritornato la scritta che c'era prima originariamente. Come faccio allora a rendere persistenti i dati di un container? Si rende persistenti i dati di un container con il mapping dei volumi. Cioè vado a mappare una parte del file system del container con una parte del file system della mia macchina reale. Ci sono due modi. Un modo è automatico, cioè faccio gestire a lui dove mettere, a Docker, dove mettere il file system sulla macchina reale. Quindi uccidiamo la macchina
che abbiamo fatto adesso di partire per mostrare che in realtà era un'altra macchina, e il comando per mappare è quello di dire meno V, un identificativo che sarà un alias di un percorso sul file system dell'host, che però è gestito da Docker. Se volete potete andare a prendere la documentazione e vedere dove sul Linux viene messo questo path, ma è una cosa che viene gestita da Docker stesso, dall'engine di Docker. Quindi io questo volume lo chiamo nginx vol, e questo path locale, path sull'host, lo voglio che sia mappato su sr share nginx html. Il resto dei comandi sono tutti qua. Ok, la macchina è partita. Cosa succede adesso quando andiamo a riappare la pagina? Ma adesso entriamo dentro la macchina, sempre con il nostro comando docker exec. Andiamo a fare vim, e no ragazzi, vim non c'è in questa macchina. Devo di nuovo fare apt-get update e apt-get install vim. È un'altra macchina, seppur c'ha lo stesso nome e gli stessi parametri. Proviene da un'immagine che non ha il vim, non ha il vi. Ok, adesso posso fare usr share nginx html, index un saluto che ora rimane per gli amici di Dora. Ok, e va bene, usciamo come prima e uccidiamo la macchina. Ok, la macchina è stata distrutta, il container è stato distrutto, quindi tanto che se faccio docker ps non c'è più, però il file system nginx vol dovunque sia sta ancora sulla macchina fisica, per cui se io ridò lo stesso comando rimappando lo stesso nome, lo stesso alias sul percorso, i file presenti sul volume vengono ora messi al posto di quelli dell'immagine. Andiamo a vedere, e infatti, ricaricando la pagina, nulla è cambiato. Uccidiamo di nuovo questa macchina. E questa volta lanciamoci un WordPress. Come si fa? Semplicissimo. Docker run WordPress. Non dobbiamo installare PHP, librerie e quant'altro, basta dare questo comando e WordPress viene lanciato. Ovviamente anche qui abbiamo lo stesso problema adesso che verrà lanciato senza nessuno, come vedete non abbiamo dato nessun binding, per cui viene lanciato ma non ci avremo la possibilità di entrarci. Per poterci entrare dobbiamo fare il solito giochetto meno di 82.80. E qui ci appare adesso il setup di WordPress, quindi la scelta della lingua e i parametri del database. Oddio, e il database? Qui le cose iniziano a farsi un po' più complicate. E per vederlo, per vedere come lanciare, come è possibile con Docker lanciare non solo, come in questo caso, l'istanza del server web, ma anche tutti i servizi associati. In questo caso, per far girare WordPress ci serve un database. È possibile avere un unico, mettiamolo così, setup che mi lancia sia il WordPress sia il database e li collega insieme automaticamente. Ma questo è storia per un prossimo video. Un saluto, amici della rete.